Ciao Bianca. Cosa stai facendo? Ma sono una pulita la camera. È da un po' che non lo usiamo, ho detto oggi non pulita. Buona idea. Dove andiamo oggi? Ma in realtà oggi pensavo di stare in ufficio, che dici? Vabbè. Sono un po' di cose da fare. Non ho idea. Ma se facessimo un reportage qui in ufficio? Su cosa? Sull'aria. O meglio, sull'inquinamento dell'aria. Sai, leggendo i giornali sembra sempre che Torino sia la città più inquinata d'Italia, ma in realtà consultando i dati la situazione è molto migliorata. Ma sì, è vero, in effetti se non sbaglio è scesa al 15° posto. Sì, però dobbiamo comunque mantenere gli standard, quindi bisogna continuare a intervenire in questo senso. Sì, guarda, conosco l'esperto che fa il caso nostro, si chiama Alessandro Bertello. Provo a chiamarlo e vediamo cosa dice. Ok, ciao, ci rivediamo dopo allora. Perfetto, ci aspetta su al 15° piano. Ok, andiamo. And I don't wanna be a stalwart. You said it once, but not direct to me. I'll be there as soon. Grazie per avermi chiamato, per avermi chiesto di insomma, fare due chiacchiere con voi sulla qualità dell'aria. E siamo venuti qui sul terrazzo del palazzo della città metropolitana, siamo al 15° piano, a circa 50 metri dal piano stradale. Insomma, abbiamo una visione privilegiata della nostra città. Avete qualche domanda particolare? Sì, io ti volevo chiedere in particolare che cos'è l'inquinamento atmosferico e se ci sono delle differenze con l'effetto serra. Allora, sì, allora, per inquinamento atmosferico o per inquinante in particolare si intendono tutte le sostanze che non sono naturalmente presenti in atmosfera, che sono emesse dalle attività dell'uomo, dalle attività antropiche. E sono 12 sostanze che sono normate da una direttiva particolare e per ognuna di esse sono definiti dei valori limite. L'effetto serra è causato invece dalla CO2, la CO2 non è un inquinante, è un prodotto che si genera dalle combustioni e dall'ossidazione delle sostanze fossili principalmente e la cui concentrazione in atmosfera sta aumentando e causa un riscaldamento globale della Terra. Quindi la CO2 non è normata come inquinante, ha un problema legato al fatto che la Terra si sta surriscaldando ed è un problema globale. L'inquinamento atmosferico invece è tipicamente una situazione più locale ed è appunto causato da degli inquinanti specifici che non sono la CO2. E come viene rilevata la qualità dell'aria? La qualità dell'aria viene rilevata attraverso degli strumenti automatici che funzionano in continuo, quindi costantemente per 365 giorni l'anno, 8600 ore l'anno, ci sono questi strumenti che rilevano la concentrazione di questi 12 inquinanti. Nel territorio della città metropolitana di Torino sono attive 18 stazioni che sono gestite da Arqua Piemonte, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, e che misurano in continuo questi inquinanti. Non si può misurare ovunque perché misurare costa molto caro e quindi bisogna cercare di mettere questi punti di misura in luoghi rappresentativi del territorio, quindi fra questi 18 ne abbiamo dei punti di misura in stazioni, si chiamano stazioni di traffico in zone molto trafficate, in parchi urbani, in aree residenziali, in parchi extraurbani, c'è addirittura una in montagna, Ceresole Reale, che serve per capire qual è il livello di inquinamento in luoghi che non sono direttamente antropizzati. E attualmente i trend stanno migliorando o peggiorando della qualità dell'aria? I trend, nonostante quello che tutti pensano, sono in costante miglioramento. La Commissione europea addirittura ha fatto un'indagine per sapere come la pensa la popolazione europea su questa questione ed è risultato che più del 50% della popolazione pensa che la qualità dell'aria stia peggiorando. In Italia addirittura di più, mi sembra che siamo sul 60-62%. In realtà la qualità dell'aria sta migliorando.
diciamo che la concentrazione di questi inquinanti si misura dall'inizio degli anni 70, almeno gli inquinanti più storici, e vediamo che su questi inquinanti, chiamiamoli anziani, vecchi, le concentrazioni sono anche diminuite di 20 volte. Una cosa che io mi fa sempre sorridere è che quando guardo queste serie storiche, io ho 52 anni, quindi i primi dati di SO2, di biossido di zolfo, sono relativi ai miei primi anni di vita o alle mie elementari, e respiravo una concentrazione che è 1000 volte più alta rispetto a quella attuale. Quindi penso di essere abbastanza vivo per miracolo. Altri inquinanti sono invece misurati da meno tempo, perché sono man mano che si scoprono nuove cose, e diciamo che gli inquinanti più recenti, chiamiamoli così, sono le polveri fini, il PM10, che è anche l'inquinante più critico sul nostro territorio, che si misura dall'inizio degli anni 2000 in città metropolitana. E anche su questo inquinante, che è critico perché ancora ad oggi non superiamo i valori limiti, però se noi guardiamo come stanno evolvendo le serie storiche, vediamo che c'è un netto miglioramento. E quali sono le principali sorgenti che sono responsabili dell'inquinamento e in particolare del PM10? Allora, ogni inquinante ha le sue sorgenti tipiche. In particolare, se noi ci focalizziamo sul PM10, il PM10 è un inquinante estremamente complesso. È complesso per un motivo principale, perché metà del PM10 si chiama PM10 primario, quindi sono le polveri che sono direttamente emesse dalle sorgenti, ad esempio il particolato carbonioso che viene emesso dai veicoli diesel, e invece una componente si chiama componente secondaria, che si genera in atmosfera da invece altre sorgenti. Si formano dei sali che poi solidificano e diventano delle micropolveri, che possono avere origini partendo da alcuni inquinanti tipo il biossido di azoto, che viene prodotto dal traffico tipicamente, e dall'ammoniaca, che viene prodotto dall'agricoltura. E quindi il PM10 è veramente una brutta bestia da gestire, perché non ha una sorgente singola. Se un inquinante avesse una sorgente singola, è facile da trattare. Sappiamo che viene fuori il benzene, ad esempio, dal benzene contenuto nelle benzine. Vendiamo benzine senza benzene, risolviamo il problema, e questo è quello che è successo. Sul PM10, che ha molte sorgenti diverse, e diventa complicato, perché non c'è un solo colpevole, ma sono tanti colpevoli.